prossimo round! Sì! Sono così felice! Posso farcela con una mano! Pronta? Buono, un biscotto! Aspetta, questo non è un normale biscotto! Sembra delizioso! Non vedo l'ora di assaggiarlo! Eh? Quello cos'è? Oh no! Dobbiamo essere veloci! Ok, fin qui tutto bene! È così difficile con una mano! Stai fermo! Fermati! Sto sudando! Mi diverto un sacco, mi piace farlo! Ci sono quasi! Ah, è ora di essere creativi! Solo quest'ultima parte ho finito! Sembri diversa! Luce rossa! Oh no! Per favore non farlo! Ora è la mia occasione, non posso sbagliare! Finito! Ed è tutto d'un pezzo! Oh, mi sono completamente dimenticata! Luce verde! Finalmente! Sembra proprio che tu non abbia più tempo! Ma non è giusto! Sul serio! Ah, hai qualcosa tra i capelli! Lexi ha barato! Ah, odio questo gioco! Rilassati, mangia il tuo biscotto! Ok, questa volta c'è un pulsante, vado io per prima! Oh, una banana! A me va più che bene! Accidenti, sta succedendo qualcosa! Ma che bello! Ok, tocca a te! Ecco che vado! Oh, sembra zucchero filato! Fammelo aprire e tirare fuori! Ne metterò un po' qui! Sta venendo bene! Voglio assaggiarne un po'! Non sembra affatto male! Oh mio! Ah, guardami, sono selvaggia! Wow, davvero! Sono tipo uno scienziato pazzo! Fammi mettere alcuni di questi qui! L'odore non è male! Aggiungerò anche questi! Forse un po' di questo liquido rosso! Ancora un pochino! Devo aprire questa strana bottiglietta! Ehi, la mia banana ora è rossa! Fammi annusare e poi assaggiare! Oh, sono di nuovo normale! Ah, molto meglio! Dunque, la mia banana rossa! Forse va bene così? Che strano odore! L'aggiungerò alla mia torta! Non lo so, almeno il colore è carino! La corda è qui! Questa volta tiro io! Ah, è un cellulare! Cosa ci faccio? Non è cibo né un dolciume! Sì, è reale! Lo metterò proprio qui! No, non funziona! Non ho idea di cosa farci! Vediamo cosa avrò io! Oh, un sacchetto di gommosi! E sono a forma di topolino! Fammi assaggiare, vediamo come sono! Mmm, non male! Aspetta, che diavolo è quello? Ah, un topo, c'è un topo laggiù! Cosa? Ah, cosa facciamo? Oh, io lo so! Sbrigati! Ehi, che mi dici? Cos'è? Un topo? Devi assolutamente salvarci! Sono uno forte, ma... ci vediamo dopo! Che cosa? Ma ci ha abbandonate! Ok, sarò coraggiosa e sistemerò la cosa! Ecco che vado! Oh! Credo di averlo preso! Fammi guardare! Ah? Ma che strano! Ma è diventato un dolciume gommoso! Sul serio, il topo non c'è più! Avevamo paura di questo! Forse abbiamo esagerato? Non so! La mia torta non sembra buona! Oh, e che odoraccio! Vuoi fare a cambio? Ehi, cos'è quello? Ecco un altro pulsante! C'è un punto interrogativo, voglio provarlo! Wow, che cosa sta succedendo? Ah, sono fuori! Sì, non devo più decorare la torta! Cosa? Dove sono? Perché sono vestito così? Perché sei qui? Dov'è la mia amica? Beh, benvenuto alla sfida decorativa di torte! Io vado! Ah, ho una pistola d'acqua! Chissà cosa c'è dentro! È glassa gialla! L'aggiungerò sui marshmallow!
Ehi, vuoi fare a cambio? Fa niente. Ecco, fammene aggiungere un po' alla tua torta. Wow, l'hai trasformata! Voglio provare questa panna montata. Ehi, ti dispiace se la provo anch'io? Sì, beh, ok, fai come vuoi. Oh, si è ritrasformata nella torta con alghe, noodles e polpo. Cosa? E ora devo metterci sottaceti? Ma perché a me? Ora l'apro e tiro fuori un sottaceto. Che schifo, non mi piacciono i sottaceti, puzzano! Li metterò tutti in fila sulla mia torta. Scusate, avete visto questo ricercato? Guardate bene, anche tu. Vedi? È ricercato. Oh no, ecco il sottaceto che sta cercando! Devo toglierlo di mezzo. Ah, ti ho visto! Quel sottaceto continua a sfuggirmi. Ma non questa volta. Tu vieni con me. Anche tu. Ecco la vostra punizione. Dovete mangiare le torte. Esatto. Buon appetito. Beh, ok. Facciamolo. L'adoro. Con la glassa e il cioccolato. Buah, sottaceti e alghe non vanno sulle torte. E guarda quanta ce n'è. Che cosa sta succedendo laggiù? Eccellente! Sofia! Ho portato i nostri dolcetti preferiti! Essere la tua compagna di banco ha dei vantaggi! Devo togliere le mie cose! Spero che oggi non sia troppo noioso! Mi serve qualcosina di zuccherato! Grazie, amica! Questi involucri sono difficili da aprire! E dai! È come se ci fosse un lucchetto! E poi la Pangea si è spaccata! Sul serio? Ma non seguite alcuna regola? Oddio, fa come se niente fosse! Fa finta di ascoltare! Ma che cosa sta succedendo? Dolci, eh? Non può prendermelo! Giuro che mi si è fermato il cuore! Ma dov'ero? Gli adulti sono così ingiusti! Questo burro cacao assomiglia al mio dolcetto! Sono della stessa grandezza! Fammi vedere! Prima apri il burro cacao! Usa un cucchiaio per tirare fuori il prodotto e una volta vuoto mettici dentro il dolcetto! Nascosto perfettamente, no? Perché non ci ho pensato io? Wow! Ma è geniale! Oh, che buono! Hai salvato la giornata! Insomma, stavo dicendo! È l'ora della ricreazione! Ah! Che ipocrita! Stop! Niente cibo! Non ti sento! Non ti sento! Scusami! Ma perché non dici niente? Gnagnagnagna! Non mi pagano abbastanza per questo! Oh, è la tua lingua! Non ci posso credere! Non mi sento bene. Che sfigato! La mia lingua è a posto, ma una caramella ci sta tutta. Oh. Oddio! Prendo anche questo, grazie. Tranquillo, la mia lingua sta benone. Oh, ok, capisco. Sì, sì, per me è chiarissimo. Sto solo masticando il cordoncino, niente di che. Ma Jake sta mangiando qualcosa? Fammi controllare meglio. Sembra un cordoncino. Aspetta. Cos'è questo? Non è un cordoncino. Jake, niente cibo in classe! Beh, mi scusi. E
E adesso cosa? Ho ancora fame! Oh, penso di avere un'idea! Devo solo bere un sorso d'acqua! Oh, quest'acqua è così deliziosa! Intendo rinfrescante! Jake, io ti vedo! Non puoi mangiare dal bicchiere! Uffa, va bene! Sul serio, torna al lavoro! Fa sempre a morsicare quella penna! Ma ho avuto un'idea! Tutto ok, è ora di mangiare! Toglierò il tappo dell'evidenziatore! Quindi rimuoverò la parte dell'inchiostro! Non devo dimenticarmi della punta! Ah! È più grande di quanto avrei immaginato! Devo anche pulirlo! Il prossimo passaggio è il dolcetto! Infilerò il dolcetto nel pennarello! Perfetto! È ora di rimettere il tappo! Ora va bene! Bene! Un evidenziatore dolce! Mmm, è così buono! Potrei mangiarlo tutto il giorno! Jake! Cosa stai mangiando? Non sto mangiando, sto solo masticando sull'evidenziatore, proprio come lei! Oh, allora va bene, almeno credo! Ammazza! Non posso credere che abbia... Aspetta, posso iniziare io? Ti prego! Ok, vado! Ma è una specie di lattina! Oh, oh no! C'è dentro del polpo! Voglio aprirla e vedere quanto è grave! Ma che odoraccio! Sì, ma lo devo mettere sulla mia torta, sono le regole! Ok, beh, adesso devo spingere io il pulsante! Io ho della gomma rosa in polvere! Fammela aprire, che la metto sulla torta! Devo aggiungere la polvere! Sento l'odore di fragola! Sai che c'è? Voglio assaggiarne un po'! Wow! Guarda, ora sono rosa! E stai così bene! Ehi, cosa stai facendo? Ho un'idea e c'entra anche il mio bucato! Ok, ecco i miei vestiti! Li metterò nella lavatrice! Anche l'asciugamano! Da dove arriva questa palla? Beh, tanto vale metterla dentro! E anche questa pianta, credo! E la croc! Che cosa stai facendo? Ehi, tanto vale che ci entri anche tu! Per pochissimo! E ora aggiungerò la polvere rosa! Bene, a presto allora! Sono qui! Wow, i miei vestiti sono rosa! Quella polvere è pazzesca! Guarda cosa ha fatto! È tutto sulle tonalità del rosa! Ecco la palla! Ed è fantastica! Ok, vieni qui! Esci da lì! Sono diversa! Come sono i miei capelli? Oh, ma che belli i miei vestiti! Siamo tutte e due carine! Grazie, polverina! Torniamo alle torte! Facciamoci un selfie per ricordo! Mi sento fortunata! E dai! Vabbè! Sì! Di nuovo a due mani! Diamo un'occhiata! Cozze! Non sono una grande fan delle cozze! Sembrano disgustose! Cos'hai tu? Che strano! Anche io ho le cozze! Non ho idea di come farò! Ma ci proverò! In bocca al lupo! Ne avrò bisogno! È così viscida! È solo cibo! Ehi, è buona! Ti crederò sulla parola! Potrei mangiarle tutto il giorno! Le adoro! Hanno un sapore così fresco! Deliziose! Ah, l'ultima! Vorrei averne ancora! Ok, tocca a te! Sarà così terribile! Non voglio rovinare la mia maglia! Prova! Oh, hanno un odore terribile! Ma le mangerò! Buona, vero? Oh sì, così gustosa! Dammene ancora! Sono il mio nuovo cibo preferito!
Non così in fretta! Oh, ero convinta che avrebbe funzionato! Prendi questo e mangia le tue cozze! Ok, lo farò! Non va! Mi hai appena colpito con una cozza! Ups! Ora basta! Niente più poliziotto buono! Dammi quella cozza! Ehi, dov'è finita? Oh! Eh? Spalanca! E centro! È disgustosa! Devo lavarmi i denti? Oh! Che ti ridi? Vediamo un po'. Andiamo! Ehi! Non nascondete merendine, giusto? Forse tu, signorina? Che cosa hai lì sotto il braccio? Ti ho beccata, su! Oh. Ne avevi così tanti! Su, via! Ah, detesto quel tipo! Ma guarda un po' che tipi! Buonasera, bellezza! Abbiamo la stessa catenina! Ma la tua è più bella, sai? Ci sono! Forza, dammi i cioccolatini! Fidati! Torno subito! Ok. Eccoci qui! Tutta per te! Su, muoviamoci! Oh, che collana incredibile! Unica al mondo! Prego, entrate! È fantastico qui! E che figurone con la mia collana! Magari ne mangio un pezzo? Quale ti andrebbe? Questo? Salute! Non c'è niente di più buono! E pensare che rischiavamo di non entrare! È la mia canzone preferita! Pensi che l'insegnante sappia che sono in ritardo? Che mi sono persa? Qualcosa di noioso come sempre. Avrei dovuto mangiare. Mi farò un piccolo spuntino. Le mie patatine preferite. Ho già la colina in bocca. Ma che odore di buono. Cosa? Conosci le regole? Scusi. Dovrò aspettare. Non farmelo fare. Non vuoi proprio seguire le regole? No. E allora esci. Bene. Mi gusterò il mio spuntino altrove. Le sue regole sono ridicole. Dovrei morire di fame, secondo lei? Aspetta. Ma il mio raccoglitore? Forse potrei usarlo come travestimento? Sì! Svuota il sacchetto delle patatine e poi continua a piegarlo in questo modo. Continua finché non è al rovescio. Poi usa due clip come questa e attaccale al fondo. Rimetti le patatine in busta. Poi arrotolala e fissala con un'altra clip. Ok, adesso metti gli anelli del raccoglitore attraverso le clip. Quindi richiudi il raccoglitore. Sarà epico. Stai tranquilla, fa come se niente fosse. Bella? Niente cibo, non vedi? Va bene, torna al lavoro. La professoressa non si immagina che sono proprio qui. Basta non fare rumore quando mastichi. Ti ho vista. Visto cosa, Betty? Solo uno, per favore. Sì, eh? Riesci a leggere? Tutto il cibo che viene da fuori finisce nella spazzatura. E adesso buon film. Tieni. Niente cibo? Fammi vedere quel coniglio. Andiamo da qua. No!
sembra alquanto innocente. Lo sapevo. È pieno di caramelle. Vedi? Niente mi sfugge, signorina. Ecco qui, vergognatevi. Volevi fare anche la furba. Prenderò io quello. Vuoi fare il furbetto come la tua amichetta? Non credo proprio. Non sento niente. Lei non sa che c'è una cerniera nascosta. Prima però bisogna togliere tutta l'imbottitura, così. Poi sostituiamo l'imbottitura e mettiamo dei marshmallow come questi. Più grandi sono, meglio è. Poi li mettiamo dentro il peluche. Una volta fatto, chiudiamo la cerniera. Sembra normale, vero? Non sento alcuna caramella, ma sento qualcosa di dolce. Puoi andare? Ehi, che mi sono perso? È ora di uno spuntino, che dici? Sì! Come hai fatto a superarla? Psst, me ne dai un po'? Questo trucco è geniale o cosa? È importante! Oh, yes! Oh, io sono stanca e odio fare ginnastica! Sì! Ottimo lavoro! Evviva! Il fitness! Ora qualche squat! Degli squat perfetti, Madison! E ora gli addominali! 1 2. Cosa c'è? Niente addominali! Va bene, di nuovo in piedi! Devi prendere l'educazione fisica più seriamente! Scusi! Aspetta, ho un'idea! Sono tornata con questo top sportivo! Sono pronta a prendere sul serio l'educazione fisica! Oh, wow! Guarda che addominali! Una forma fisica impressionante, Madison! I miei addominali sono fatti di cioccolato! Allenarsi è così delizioso! Il cioccolato è molto più buono! Sì, mi sto proprio impegnando! Divertente! Sì! Oh, assolutamente no! Spero sia qualcosa di buono! Diamo un'occhiata! Del mais! Non è molto eccitante! Non ha nemmeno un buon odore! Ok, l'assaggerò! È duro! Non riesco nemmeno a morderlo! Ok, tocca a me! Ci deve essere un modo più semplice per farlo! Guarda tutte queste caramelle! È fantastico! Il mio dentista impazzirà! Ah, non si apre! Proverò questo pacchetto! Chissà a cosa serve questa corda! Guarda qui! Ottimo, direi! Mi stai prendendo in giro! Potrei abituarmi a tutto questo! Non ti dispiace, vero? Sono così arrabbiata in questo momento! Ok, rallenta! Io ho il mais e lei caramelle e un maggiordomo! Ho fame! Aspetta! Non è giusto! Ehi, cos'è quell'odore? Oh, popcorn! Per favore fermati, sono a dieta! Non avrei mai pensato di dirlo, ma ci sono troppe caramelle! Sono ovunque! Ora sì che va meglio! Sono finite! Wow! Guarda un po'! È una ciotola di caramelle! E sembra tutto delizioso! Proviamo! Aspetta, ho un'idea! Riempiamola di caramelle!
Mi piace la tua idea. È davvero geniale. Wow, è magnifico! Sarebbe un peccato mangiarla, ma lo farò lo stesso. Vai avanti, prendine un po'. Deliziose! E la parte migliore non dobbiamo nemmeno ripulire dopo. Perfetto! Non importa che ti piacerebbe indossare, tutti hanno il loro paio di jeans preferiti. Sono così comodi. Beh, una volta. Ehi, ma si sono ristretti o cosa? No, Betty, sembra solo che tu sia cresciuta. Sì, grazie al fast food. No, non può essere. Vado a prendere la tuta. Vorrei qualcosa di salato adesso. Sono abbastanza sicura di avere delle patatine. Gnam, non vedo l'ora di... Non volevi dimagrire? Pensi che Bella sentirà l'odore dell'hamburger? Non sembra esserci nessuno. Wow! Non ti avevo vista, Bella. La lattuga va bene. Ma questo è tutto. L'unico modo per perdere peso è tenere traccia dell'apporto calorico. Oh! Ma c'è una soluzione molto più semplice. Taglia a metà le porzioni. Questo è il film più spaventoso di sempre. Ehi, bastoncini di carote? Beh, sì. Ma che schifo. Non le mando giù di certo. Scusa, Bella, ma mi fanno schifo. Non riesco a staccare gli occhi dallo schermo. Sono già finite. Torno subito. Ho qualche secondo. E mi dovrebbe bastare per mangiare questi. Ma devo essere più subdola. Perché no? Con la lama taglia l'involucro delle salviettine in questo modo. Rimuovi la plastica e le salviettine. Quindi mettici dentro le caramelle. Betty vuole gli M&M's. Questo è il punto di svolta. Oh, quanto mi mancava il sapore dello zucchero. Cosa mi sono persa? Oh, non molto. Presto, adesso che non guarda. Ha funzionato? Oh. Pensi che possa intrufolarli al cinema? È troppo grande per le mie tasche. Forse qui? No, non va bene. Vedi, è troppo lunga. Immagino che vedrò il film a stomaco vuoto. Aspetta, questo nastro è abbastanza forte. Forse potrei... Eh sì! Metti il nastro sulla mano, poi un altro. Continua così lungo il braccio e continua anche sulla mano. Perfetto! Quindi adesso appiccicaci le tue caramelle preferite. Ottima scelta, Lana! Ruota il braccio in modo da poterne mettere una grande. C'è ancora spazio per qualcosa. Ancora una! Adesso avvolgi il braccio con la garza. Forse ti servirà aiuto. Continua ad andare fino alla mano. Potresti anche fare più strati per sicurezza. Adesso sì che va bene. Solo uno, per favore. Mi sembra che vai bene. Ciao. Oh, ma che ti è successo, povera? Au. Questo film dovrebbe farti stare meglio. Divertiti. È andato tutto liscio o cosa? La via è libera? Ma guarda quanta roba! E comincerò con questo. Buono, grazie! Ne ho abbastanza per tutti. Adesso non faccio più pena a nessuno. Buono! Sono così stanca. Buona giornata! Oh.
Oh, queste stampelle sono fighissime. Oh no! Scusami tanto! Mi scusi? Devo correre! Wow! Hai voglia di qualcosa di sfizioso? Beh, noi sì. Ma come probabilmente già sai, ci sono dei luoghi dove non è permesso mangiare. E questo significa nascondere caramelle nel reggiseno o dentro ai pantaloni. E rompere qualsiasi regola che il vieti di mangiare è assolutamente d'obbligo. Ma attenzione! Può diventare piuttosto disordinato. Ma se hai fan di nuovi trucchi per intrufolare il cibo ovunque, allora resta con noi! Abbiamo la soluzione. Andiamo a mangiare, che ne dici? Questo posto sembra carino. Ho sentito che il cibo è ottimo qui. Oh, scusami. Il menu, signorina. Ma che usano come ingredienti? Qui costa tutto una fortuna. Un altro minuto ancora. Ma c'è qualcosa sotto i 20 euro? E acqua sia. Ma che figura. Un'acqua del rubinetto. Sì, grazie. Accidenti, ma che problemi ha quella? Ehi, scusa per il ritardo. Ecco il menu. No, grazie. Certo. Se n'è andata. Perché ho portato io qualcosa? Qualcuno gradisce? Questo posto è troppo caro. Per intrufolare del cibo in un ristorante elegante, beh, basta attaccartelo addosso. È come una giarrettiera di caramelle segreta. Assicurati soltanto che il vestito ti copra tutto quanto. Vuoi anche tu? Fammi controllare l'inventario. Ecco! Sbrigati! Sono in debito. Oh, ma che sollievo! Arrivo! C'è mancato poco. Pensi che l'insegnante sappia che sono in ritardo? Che mi sono persa? Qualcosa di noioso come sempre. Avrei dovuto mangiare. Mi farò un piccolo spuntino. Le mie patatine preferite. Ho già la colina in bocca. Ma che odore di buono. Cosa? Conosci le regole? Scusi. Dovrò aspettare. Non farmelo fare. Non vuoi proprio seguire le regole? No. E allora esci. Bene. Mi gusterò il mio spuntino altrove. Le sue regole sono ridicole. Dovrei morire di fame, secondo lei? Aspetta. Ma il mio raccoglitore? Forse potrei usarlo come travestimento? Sì! Svuota il sacchetto delle patatine e poi continua a piegarlo in questo modo. Continua finché non è al rovescio. Poi usa due clip come questa e attaccale al fondo. Rimetti le patatine in busta. Poi arrotolala e fissala con un'altra clip. Ok, adesso metti gli anelli del raccoglitore attraverso le clip. Quindi richiudi il raccoglitore. Sarà epico. Stai tranquilla, fa come se niente fosse. Bella? Niente cibo, non vedi? Va bene, torna al lavoro. La professoressa non si immagina. Che sono proprio qui. Basta non fare rumore quando mastichi. Ti ho vista.
Visto cosa, Betty? Non importa che ti piacerebbe indossare, tutti hanno il loro paio di jeans preferiti. Sono così comodi. Beh, una volta. Ehi, ma si sono ristretti o cosa? No, Betty, sembra solo che tu sia cresciuta. Sì, grazie al fast food. No, non può essere. Vado a prendere la tuta. Vorrei qualcosa di salato adesso. Sono abbastanza sicura di avere delle patatine. Gnam! Non vedo l'ora di... Non volevi dimagrire? Pensi che Bella sentirà l'odore dell'hamburger? Non sembra esserci nessuno. Wow! Non ti avevo vista, Bella. La lattuga va bene. Ma questo è tutto. L'unico modo per perdere peso è tenere traccia dell'apporto calorico. Oh! Ma c'è una soluzione molto più semplice. Taglia a metà le porzioni. Questo è il film più spaventoso di sempre. Ehi, bastoncini di carote? Beh, sì. Ma che schifo! Non le mando giù di certo. Scusa, Bella, ma mi fanno schifo. Non riesco a staccare gli occhi dallo schermo. Sono già finite. Torno subito. Ho qualche secondo. E mi dovrebbe bastare per mangiare questi. Ma devo essere più subdola. Perché no? Con la lama, taglia l'involucro delle salviettine in questo modo. Rimuovi la plastica e le salviettine. Quindi, mettici dentro le caramelle. Betty vuole gli M&M's. Questo è il punto di svolta. Oh, quanto mi mancava il sapore dello zucchero. Cosa mi sono persa? Oh, non molto. Presto, adesso che non guarda! Ha funzionato? Oh. Va bene, signore, entri. Solo uno, per favore. Ok, ma quello buttalo via. Niente cibo al cinema. Ma l'ho appena comprato, la prego! Non mi farà mai entrare con questo. Devo trovare qualcosa. Date un'occhiata ai miei nuovi pompom. Sono solo una bella cheerleader, non vedi? Forza, squadra! Evviva, sì! Un ingresso solo. Vestito interessante per un film. Non mi piace. Grazie! Goditi il film, signorina. Un altro giorno, un'altra lezione. E potrei usare una bella sferzata di energia. Ho tanta voglia di zucchero. Il solo odore mi rinvigorisce. Ehi! Sento quello che penso di sentire. Eh? Ok, prendi. Solo un morso, ok? Ehi! Ma stai mangiando tutto! Ma che buona! Sì, lo so. La mia preziosa barretta di cioccolato. Devo nasconderla meglio. Lontano da quella strega di Bella. Ma come? Beh, ho molte matite. E meno male! Unisci le matite con lo scotch in linea retta. Posiziona la barretta di cioccolato su un'estremità, quindi arrotolala come un burrito. In questo modo non si vede. Finalmente tutta mia. Prova adesso, Bella. Avrei dovuto pensarci prima.
Sento odore di cioccolato. Ma non vedo niente. Cosa? Qui non c'è niente da vedere. Il mio naso deve essersi confuso. O forse ho un emicrania. Questi trucchi ti hanno fatto venire fame? Quale proverai la prossima volta che vorrai fare uno spuntino veloce? Assicurati di condividere questo video con i tuoi amici, così gli farai scoprire i nostri segreti. E come sempre non dimenticare di iscriverti al canale YouTube di 123Go per altri fantastici video. Ah, in difesa, dai! Prendi la palla e segna! Vai, vai, vai! Ehi, vuoi una caramella? Oh no! Non hai letto il cartello? Niente cibo qui. Le regole sono regole. Stanno per segnare? Che cosa abbiamo oggi? Oh! Sono rovinata! Chi mangia tutte quelle caramelle? Per favore, non chiami i miei! Oh! Oh oh! Sto vedendo le stelle! Ma mi è anche venuta un'idea! Oh sì! Ciao! Prendi una palla e tagliala in questo modo! Vedi questo spazio vuoto? Riempiamolo! Ci puoi mettere un sacco di roba! Ho preso una palla, vedi? Ehi, stai meglio! Cosa? Incredibile! È il mio preferito! La partita è molto più bella così! Oh, nascondili! Guardiamo la partita, coach! Ok... Fallo! E che si dice? Fammi vedere! Ok... Aspetta! Pensi che non possa vedere quei dolcetti? Beh, io... Ma quanto è lunga? Ah... Continua ancora! Scusa, ma mi vengono carenze di zucchero! Sul serio? Non leggi i cartelli, scusa? Come faccio a ficcartelo in testa? Oh... Ragazzini stupidi! Oh, salve, signorina! Il biglietto, per favore! Grazie. Ok. Non toccare, sta dormendo. Oh, si goda il film, signorina, prego. Ah, nessuno mi prende in giro! Grazie a questi. Oh, yeah. Oh, adesso ci vorrebbe uno spuntino. Il mio stomaco non smette di ringhiare. Oh, va tutto bene, tesoro mio. Wow! Guarda quanta roba! Qualcun altro ne vuole uno? Vedi, tutti amano i bambini. E questa barretta è per me? Essere subdoli ha un sapore così delizioso. Questa è la mia lezione preferita! È importante che la pizza sia rotonda. Ovviamente! Pizza tonda! Geniale! E i condimenti devono essere freschi. I condimenti freschi sono ciò che rende la pizza perfetta! Guardate voi stessi! Wow! Pizza! Questa è la migliore lezione di sempre! Oh, pizza! Ti amo! Oh! Che fine ha fatto la mia pizza? No, era solo un sogno! Aspetta, Jake sta mangiando la sua gomma? Forse sto ancora sognando. Fammi vedere più da vicino. A me sembra una normale gomma da cancellare. E funziona come una normale gomma. Jake, come hai fatto a mangiarti la gomma? Solo un'estremità è una gomma da cancellare. L'altra estremità è un dolcetto. L'altra estremità è un dolcetto. Dolcetto! Un marshmallow! Ed è anche facile da realizzare. Prendi la gomma e spingila.
Allora avrei bisogno di un marshmallow. C'entra benissimo e sembra una gomma. Sì, dei marshmallow in ogni classe. Dei marshmallow tutto il giorno. Pensi che l'insegnante sappia che sono in ritardo? Che mi sono persa? Qualcosa di noioso come sempre. Avrei dovuto mangiare. Mi farò un piccolo spuntino. Le mie patatine preferite. Ho già la colina in bocca. Ma che odore di buono. Cosa? Conosci le regole? Scusi. Dovrò aspettare. Non farmelo fare. Non vuoi proprio seguire le regole? No. E allora esci. Bene. Mi gusterò il mio spuntino altrove. Le sue regole sono ridicole. Dovrei morire di fame, secondo lei? Aspetta. Ma il mio raccoglitore? Forse potrei usarlo come travestimento? Sì! Svuota il sacchetto delle patatine e poi continua a piegarlo in questo modo. Continua finché non è a rovescio. Poi usa due clip come questa e attaccale al fondo. Rimetti le patatine in busta. Poi arrotolala e fissala con un'altra clip. Ok, adesso metti gli anelli del raccoglitore attraverso le clip. Quindi richiudi il raccoglitore. Sarà epico. Stai tranquilla, fa come se niente fosse. Bella? Niente cibo, non vede? Va bene, torna al lavoro. La professoressa non si immagina che sono proprio qui. Basta non fare rumore quando mastichi. Ti ho vista. Visto cosa, Betty? Alt, niente cibo qui. Sulle braccia. Cavolo. Sei a posto, vai. Braccia su. Oh no, niente cibo! Mi beccherà di certo! Oh! Cavolo! Non posso buttarlo via! Oh. I suoi capelli! Si somigliano, no? Forza, pensa, pensa! Ma certo! Treccine verdi, arrivo! Tutto a posto, vai! Io? Eccomi! Se hai del cibo lo trovo subito, sai? Relax! Sì? Non vengo per mangiare, ma tu mi fai entrare! Sono qui per lo sballo, non per fare danno! Sento ciò che dici, ma siamo tra amici! Wow, ma sei un grande! L'hai detto io! Ah, grandissimo, entra! Ehi, bei capelli! Vero? E non li hai assaggiati? Wow! Accomodati! Posso? Adoro i verdi! Buongiorno! Inspirate ed espirate! Congiungete i palmi e piegatevi in avanti! Di nuovo! Oh? Ah, non di nuovo. Che imbarazzo. Scusate il ritardo. Oddio, quasi non mi prendeva. E ancora. Così dovrei farcela. Che cos'è questo rumore? Srotolo il materassino qui. E ci sono. Ma prima, un po' di snack. Ops, il lato sbagliato. Braccia in fuori. Congiungete i palmi. Ah?
E lei quando è arrivata? Non ci credo, non se n'è accorta. È il mio momento. Ne prendo uno adesso che sono giù. Veloce! Un piccolo morsetto qui. Oh. E allungate le braccia. Riporto di 2. 14. Mi serve un po' di zucchero. Sì, per me è 14. O forse è 15. Questi problemi sono così tosti. Forse mi serve altro zucchero. Ragiona, Sofia, ragiona. Cosa? Ma cosa sono, una capra? Ci deve essere un modo migliore per mangiarle. Ma in realtà... adesso sì che si ragiona! Prendi la caramella e infilala nella perforatrice. Ecco! Ora che hai un buco, facci passare dei fili e uniscili. E ora hai un segnalibro caramella. Ora sì che vorrò leggere. Sono prontissima. Ciao ciao, gustoso segnalibro. Ma dove l'hai preso? Non potevo più resistere. Sì, stiamo seguendo molto attentamente. C'è cascato in pieno. Dovrei iniziare a venderli. Era solo un pensiero. Questa lezione non finisce più. Finalmente una pausa. Tutti questi esami mi hanno fatto venire fame. E hai indovinato? La mia preziosa gomma. E che odore. Non fare troppo rumore. Piano. Ci sono quasi. Ancora un pochino. No! Ah? Gomma? La voglio! Proprio come temevo. Tenete, contenti? E per me? Devo fare una bella scorta. Ma ho un'idea! Togli la parte superiore dell'evidenziatore. E ora togli l'inchiostro. E ora mettici i dolcetti. È straordinario, no? E nessuno sospetterà di nulla? Visto? Silenziosa come la notte. Qui non c'è niente da vedere. Bella lezione oggi, non è vero? Non importa che ti piacerebbe indossare, tutti hanno il loro paio di jeans preferiti. Sono così comodi. Beh, una volta. Ehi, ma si sono ristretti o cosa? No, Betty, sembra solo che tu sia cresciuta. Sì, grazie al fast food. No, non può essere. Vado a prendere la tuta. Vorrei qualcosa di salato adesso. Sono abbastanza sicura di avere delle patatine. Gnam! Non vedo l'ora di... Non volevi dimagrire? Pensi che Bella sentirà l'odore dell'hamburger? Non sembra esserci nessuno. Wow! Non ti avevo vista, Bella. La lattuga va bene. Ma questo è tutto. L'unico modo per perdere peso è tenere traccia dell'apporto calorico. Oh! Ma c'è una soluzione molto più semplice. Taglia a metà le porzioni. Questo è il film più spaventoso di sempre. Ehi, bastoncini di carote? Beh, sì.
che schifo! Non le mando giù di certo. Scusa, Bella, ma mi fanno schifo. Non riesco a staccare gli occhi dallo schermo. Sono già finite. Torno subito. Ho qualche secondo. E mi dovrebbe bastare per mangiare questi. Ma devo essere più subdola. Perché no? Con la lama taglia l'involucro delle salviettine in questo modo. Rimuovi la plastica e le salviettine. Quindi mettici dentro le caramelle. Betty vuole gli M&M's. Questo è il punto di svolta. Oh, quanto mi mancava il sapore dello zucchero. Cosa mi sono persa? Oh, non molto. Presto, adesso che non guarda. Ha funzionato? Oh, mio. La ricreazione è quasi finita. Significa che è ora del dessert? Buono! Anche io ho dei dolcetti. Forza, diamoci dentro. Oh no, che peccato. Buongiorno. Mettiamo via quella roba, su. Va bene, se proprio dobbiamo. Avete fatto i compiti a casa? Ho detto, avete fatto i compiti? Sembra distratta. Do soltanto un morsetto veloce. E quindi, ferma lì. Non si mangia in classe. Stavo solo ammirando. Dov'ero rimasta? Ma Rosy, come ci riesce? È geniale. Ho un asso nella manica. Con questo sarò a posto. Ma col cupcake è impossibile. Dove potrei nasconderlo? Forse la spazzola? Qualcosa dovrò pure inventarmi. Che c'è? Ti svelo un segreto. Pensi a quello che penso io? Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Togli le setole dalla spazzola e incastraci il cupcake. Ti ricordi questi? Spezza un bastoncino e infilali così dentro il cupcake. Sembra una vera spazzola. Non si accorgerà di niente. E ho già l'acquolina in bocca. Che? Madison! È solo una spazzola, vede? Oh, mi servono occhiali nuovi. Vedo cupcake ovunque. Buon appetito! A che serve la ricreazione se puoi mangiare durante la lezione? Ottimo lavoro! Divertente questo allenamento! A chi non piacciono gli hula hoop? Mi serve una pausa. E anche uno snack, sembra. Nessuno mi sta guardando. Un morsetto posso darlo, giusto? Oh sì! Già sento il sapore! E che cos'è un hot dog senza il ketchup? Oh! Che cosa abbiamo qui? Conosci le regole. Mi ha beccato! Oddio, la palestra! Ma aspetta un attimo! So io come nasconderle! Per prima cosa togliamo le impugnature. Poi passiamo il cordino in questo tubo di plastica. Usiamo questa salsiccia. La buchiamo sotto e spingiamo il tubetto dentro. Non dimentichiamo anche l'altra! Proviamola subito! Ehi, funziona! Mi sto allenando, vede? Sì, continua così, ragazza. Se l'è proprio bevuta. A noi due proteine. Le mie
studenti affamate pensano le stesse cose. Questo posto sembra carino. Ho sentito che il cibo è ottimo qui. Oh, scusami. Il menu, signorina. Ma che usano come ingredienti? Qui costa tutto una fortuna. Un altro minuto ancora. Ma c'è qualcosa sotto i 20 euro? E acqua sia. Ma che figura. Un'acqua del rubinetto. Sì, grazie. Accidenti, ma che problemi ha quella? Ehi, scusa per il ritardo. Ecco il menu. No, grazie. Certo. Se n'è andata. Perché ho portato io qualcosa? Qualcuno gradisce? Questo posto è troppo caro. Per intrufolare del cibo in un ristorante elegante, beh, basta attaccartelo addosso. È come una giarrettiera di caramelle segreta. Assicurati soltanto che il vestito ti copra tutto quanto. Vuoi anche tu? Fammi controllare l'inventario. Ecco! Sbrigati! Sono in debito. Oh, ma che sollievo! Arrivo! Ci è mancato poco. Va bene, signore, entri. Solo uno, per favore. Ok, ma quello buttalo via. Niente cibo al cinema. Ma l'ho appena comprato, la prego! Non mi farà mai entrare con questo. Devo trovare qualcosa. Date un'occhiata ai miei nuovi pompon. Sono solo una bella cheerleader, non vedi? Forza, squadra! Evviva, sì! Un ingresso solo. Vestito interessante per un film. Non mi piace. Grazie. Goditi il film, signorina. Un altro giorno, un'altra lezione. E potrei usare una bella sferzata di energia. Ho tanta voglia di zucchero. Il solo odore mi rinvigorisce. Ehi! Sento quello che penso di sentire. Eh? Ok, prendi. Solo un morso, ok? Ehi! Ma stai mangiando tutto! Ma che buona! Sì, lo so. La mia preziosa barretta di cioccolato. Devo nasconderla meglio. Lontano da quella strega di Bella. Ma come? Beh, ho molte matite. E meno male. Unisci le matite con lo scotch in linea retta. Posiziona la barretta di cioccolato su un'estremità. Quindi arrotolala come un burrito. In questo modo non si vede. Finalmente tutta mia. Prova adesso, Bella. Avrei dovuto pensarci prima. Sento odore di cioccolato. Ma non vedo niente. Cosa? Qui non c'è niente da vedere. Il mio naso deve essersi confuso. O forse ho un emicrania.